ragazzi, benvenuti in un video di Man of the Sport, un nuovo video. Non sono riuscito ieri sera a fare la reaction di Italia Stati Uniti per un impegno personale, giocavo una partita di basket e quindi non sono riuscito a registrare il video. Parlo adesso della partita e poi faccio anche alcune considerazioni su questo 2018. Allora, finisce un anno veramente disastroso, come ho scritto oggi su Instagram, un anno che ci ha visto saltare un mondiale dopo 60 anni, un anno che veramente verrà ricordato veramente molto molto a lungo. Però siamo ripartiti con un nuovo allenatore, Mancini ci ha veramente rivoluzionato il gioco e veramente sono felice che la mia nazionale sia allenata da un allenatore come Roberto Mancini, perché veramente ha dato una identità di gioco fantastica, anche se l'Italia fa veramente fatica a segnare, e ha fatto fatica anche ieri sera, perché il gol è arrivato al 94esimo su una azione veramente con molto molto confusionaria, però comunque siamo riusciti a sbloccarla con un gol di Politano e abbiamo portato a casa un amichevole molto importante, come avevo detto nel video della vigilia della partita. Era una partita importante per il ranking. E parlando proprio di ranking, rischiamo di prendere la Germania durante le qualificazioni per gli europei, però comunque non dobbiamo preoccuparci, perché comunque passano le prime due squadre del girone, quindi dovremmo essere almeno salvi per quanto riguarda la qualificazione agli europei. Parliamo delle cose che mi sono piaciute di questo 2018. Sicuramente l'atteggiamento dei ragazzi della nazionale, in cui sono messi a disposizione tutti quelli che hanno fatto parte di queste convocazioni, e dai più giovani come Tonali, Sensi, e anche a quelli invece un po' più anziani come Chiellini, che comunque si è messo veramente a disposizione del nuovo mister, del nuovo gruppo alla grande. Sicuramente il momento più bello di questo 2018 della nazionale sono state le 100 presenze di Giorgio Chiellini sabato a San Siro contro il Portogallo. E mentre mi viene a dire veramente che come punto più basso sicuramente non essere andato in mondiali, sicuramente sarà veramente ricordato veramente molto molto a lungo. Quindi ragazzi, adesso la nazionale tornerà in campo nel 2019. Nel 2019 partiranno queste benedette qualificazioni per gli europei del 2020, quindi dovremmo essere veramente capaci di fare questa volta risultati secchi, importanti, vittorie e anche gol, perché veramente una nazionale che non segna non può qualificarsi, non può vincere europei, non può vincere manifestazioni internazionali. Speriamo di trovare questo bomber, speriamo di ritrovare sicuramente un Immobile decisivo anche in nazionale, speriamo di ritrovare il miglior Gallo Belotti, perché comunque le punte ce le abbiamo e dobbiamo veramente sfruttare i giocatori che abbiamo. E sono contento di Donnarumma, perché veramente mi è piaciuta tantissimo la partita che ha fatto contro il Portogallo. Sirigu sicuramente è un buon secondo portiere, vedremo Perin se sarà riutilizzato anche in nazionale, perché secondo me si merita sicuramente un posto almeno nei primi tre portieri. E a centrocampo sicuramente mi è piaciuto tantissimo il tiro Jorginho e Verratti e con Barella, anche sicuramente trio importantissimo, secondo me sarà il trio fondamentale dei prossimi anni. E in difesa la coppia comunque Chiellini e Bonucci è quella più utilizzata, è quella utilizzata da anni e sicuramente sarà portata avanti ancora per tantissimo tempo. L'unico neo secondo me viene detto in attacco secondo me, e ok, mancava Bernardeschi nelle ultime due partite, questo secondo me si è visto, perché il giocatore della Juve può dare sicuramente tantissima tecnica, quindi staremo a vedere. È finito questo 2018 finalmente per la nazionale e speriamo che il 2019 sarà veramente ricco di emozioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Ciao a tutti ragazzi da The Man of the Sport.